Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Io sono Claudia Enni e oggi ho realizzato per voi una deliziosa ricetta della tradizione italiana, la pasta fatta in casa, rivisitata e arricchita dal gusto degli spinaci che rendono l'impasto più rustico e gustoso. Preparerò i rigatoni agli spinaci fatti in casa con sugo di datterini e ricotta salata. Per preparare la pasta mi servirò di un amico molto speciale, il Philips Pasta Maker, un robot da cucina che mi è stato consigliato nel sito qualescegliere.it, che aiuta gli utenti a fare acquisti consapevoli attraverso recensioni e comparazioni tra diversi modelli di prodotti per la casa, per la cucina, elettronica e fai da te. Andiamo subito a vedere come ho realizzato in pochissimi minuti i miei rigatoni agli spinaci fatti in casa con sugo di datterini e ricotta salata. Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare i rigatoni fatti in casa agli spinaci con sugo di datterini e ricotta salata. Potete trovare maggiori informazioni giù nell'info box oppure in alto a destra nelle schede informative. Versate nel pasta maker la farina e gli spinaci in polvere. Chiudete con il coperchio, azionate il robot e versate a filo l'acqua tiepida. In 2-3 minuti sono pronti i rigatoni. Nel frattempo preparate il sugo. Fate soffriggere l'aglio tritato o in polvere nell'olio assieme al peperoncino e la pasta di acciughe. Nel frattempo fate bollire dell'acqua salata e al momento del bollore versate i rigatoni di pasta fresca. Versate ora nel soffritto i pomodorini datterini pelati e fateli cuocere schiacciandoli con un cucchiaio per circa 10 minuti. Nel frattempo, quando la pasta sarà pronta, scolatela e se occorre fatela riposare con un filo d'olio per non farla attaccare. Verso la fine della cottura del sugo, aggiustate di sale, mescolate e spegnete il fuoco. Versate i rigatoni appena cotti nel sugo che avete preparato e mantecate con un cucchiaio, molto delicatamente. Impiattate i vostri rigatoni in un piatto fondo e decorate con una spolverata di ricotta salata grattugiata.
Ed ecco pronti i miei golosissimi rigatoni agli spinaci fatti in casa con sugo di datterini e ricotta salata. Una vera delizia allo stato puro. Provate questa ricetta, ragazzi, non ve ne pentirete. È veramente rustica e golosa al tempo stesso. Ideale per grandi e per piccini. Una vera delizia. Mi raccomando, se avete apprezzato anche voi questa ricetta, mettete un bel pollice in su e condividete la ricetta con tutti i vostri amici. Io vi invito sempre a seguirmi anche su www.lericettedellamorevero.com e sui social Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest, dove troverete ogni giorno fantastiche idee, foto e ricette. Ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Io vi ringrazio sempre per il vostro affetto e vi aspetto alla prossima ricetta. Ciao a tutti!